Ne avevate bisogno ed eccolo a voi, un video in cui elenco tutte quante le tecniche principali di animazione e come funzionano, non tutta la storia che c'è dietro, altrimenti non finiamo più. Per esempio, partendo dal fatto che tutte le tecniche di animazione partono dallo stesso concetto, ovvero che ci siano una serie di immagini che vengono mostrate troppo velocemente per il nostro cervello. E quindi il nostro cervello le semplifica, visto che vengono mostrate tutte quante troppo in fretta, le semplifica usando quello che ha. Se quello che ha sono delle immagini molto simili tra loro, crea l'illusione del movimento. Se tu sai controllare questa illusione, crei l'animazione. Ora, l'animazione è il contrario di quello che succede col cinema, perché col cinema tutto sta nel creare questa illusione registrando tantissime fotografie di una persona mentre si muove. Nell'animazione succede il contrario, ovvero si crea l'illusione che una cosa che normalmente non si potrebbe muovere da sola si stia in realtà muovendo. Come? Con varie tecniche. Prima, l'animazione tradizionale. L'animazione tradizionale, detta anche animazione cellulare, è composta da una serie di disegni, ovvero fotogrammi, ovvero immagini, disegnate ogni singola volta da capo. In genere non si disegna tutto quanto, anche lo sfondo, in genere si ridisegna semplicemente il personaggio principale, che è disegnato su un foglio trasparente separato rispetto allo sfondo, e si cambia ogni singola volta foglio e si ridisegna da capo ogni singola volta il personaggio. Ovviamente questo processo viene fatto da tantissime persone in modo che il lavoro sia un attimino più leggero e più facile da fare per tutti, però questo rende l'animazione tradizionale anche molto costosa, per questo viene sempre fatta soprattutto da grandi case di produzione e ora si tende a farla un po' meno. Nonostante ciò è senza dubbio stata la più diffusa per tantissimo tempo ed è quella che viene usata all'interno di Biancaneve e Sette Nani, Una tomba per le lucciole oppure per Appuntamento a Belleville. Questa è l'animazione che semplicemente permette a dei disegni di prendere vita. Meravigliosa, la mia preferita. Ma non è l'unica che esiste. Per esempio, lo sapevi che esiste anche il rotoscopio? Oh, restiamo fatti col rotoscrocco per tutto l'episodio? Si dice rotoscopio, pa! Qualunque cosa sia, mi fa vomitare! Un nobile esperimento fallito. Il rotoscopio è quando usate una tecnica simile a quella tradizionale, ma non state animando un disegno. Spieghiamolo meglio. Praticamente si prende un video qualsiasi fatto delle persone reali e poi lo si ricalca disegnando le forme dei personaggi, i contorni dei personaggi vengono ricalcati e così abbiamo tantissimi disegni che sono in realtà ricalcati da un video reale. Il risultato non è un granché nella maggior parte delle occasioni, ma può essere utilizzato a vostro vantaggio. Per esempio, Walt Disney lo utilizzò per la fata Turchina in Pinocchio per renderla qualcosa che fosse un po' strano e magico rispetto agli altri personaggi che erano molto più cartoneschi. E il rotoscopio è stato usato in vari film come Loving Vincent, oppure in serie come Andon, oppure in video musicali come Take On Me. Nonostante ciò, è comunque una tecnica che resta abbastanza rara. Poi c'è la stop motion. La stop motion è forse la tecnica più famosa in assoluto e consiste nel prendere degli oggetti inanimati, giocattoli, pupazzi e muoverli davanti alla telecamera. Come? Facendo fotografie di ogni singolo loro movimento. Togliete le mani, fate la foto, rimettete le mani. E pian piano tutti quanti questi movimenti creano l'illusione del movimento. E la stop motion è fantastica, ma è anche costosissima perché bisogna ricostruire gli ambienti, bisogna creare dei trucchetti per fare in modo che i personaggi possano saltare e un sacco di cose che non sono afferrabili come la nebbia o il fumo o il fuoco finiscono per essere un casino da animare. Nonostante ciò, è una tecnica che può dare grandissime soddisfazioni e che ha trovato una nuova nascita negli anni 90, a partire da Nightmare Before Christmas per poi passare a Coraline e La sposa cadavere. Poi abbiamo la clay motion. La clay motion è una sorta di variante di stop motion. Non ho intenzione di stare qui a fare tutte le varianti di ogni singola tecnica, però alcune sono importanti, come la clay motion, che è quella utilizzata in Gallina in fuga, Wallace e Gromital e La maledizione del coniglio Mannaro, oppure i primitivi. Ed è una tecnica in cui si usa praticamente lo stesso processo della stop motion del fare tante fotografie a dei pupazzi che si muovono, solo che questi pupazzi sono fatti di argilla, di plastilina. E quindi non è che abbiano uno scheletro di ferro che poi viene modificato e mosso, ma vengono modellati così come succede con le statue. È una tecnica quasi identica. Poi abbiamo la cutout. La cutout animation è una delle animazioni più antiche, tant'è vero che pare che il primissimo film d'animazione mai realizzato, ovvero È la Postol, sia stato realizzato in cutout. Pare? Perché quel film non esiste più. Ma non è l'unico, anche South Park è fatto con questa tecnica, anche Angela Anaconda, e consiste nel prendere dei disegni ritagliati e muoverli su un foglio.
ovviamente con la tecnica dello stop motion. Quindi tante fotografie di disegni che non vengono ridisegnati da capo ogni volta, ma vengono semplicemente leggermente spostati perché sono stati ritagliati su altra carta e quindi riescono a ottenere questo risultato che, è simile effettivamente all'animazione tradizionale, ma un po' più fissa. È estremamente poco costosa perché potete riciclare tantissimi disegni che avete già fatto. Basta un solo disegno per fare la faccia di una persona e avete già completato metà delle scene. Poi c'è l'animazione vettoriale. L'animazione vettoriale è simile alla cutout, perché appunto prende dei disegni che sono già preimpostati. Ma ad animarli ora non sei tu con le tue manine spostandoli di fotografia in fotografia, ma è un computer a calcolare il loro movimento. Per esempio, a Tutto Reale ti era stato fatto così, oppure BoJack Horseman o anche in My Little Pony. Si tratta di un'animazione utilizzata per spendere il meno possibile perché somiglia all'animazione tradizionale, ma costa molto di meno. Non a caso è stato fatto anche in Adrian. L'animazione vettoriale praticamente funziona sul calcolo di vettori, ovvero voi date al computer un disegno e il computer ve lo muoverà. Nonostante ciò, visto che è un computer a doverlo fare, la quantità di movimenti è abbastanza limitata e per questo si tende a non fare film d'animazione molto lunghi con questa tecnica, ma purtroppo è meglio usare piccoli episodi e serie TV. Poi abbiamo la CGI, Computer Generated Imagery, ovvero le immagini create dal computer, direttamente dal computer. Voi spiegate al computer che cosa volete e il computer lo realizza utilizzando i programmi che può utilizzare. Certo, vi serve un computer molto potente, ma è anche quella che costa di meno perché gran parte del lavoro viene fatto da un computer che non ha bisogno di essere pagato. Insegna al computer come si muovono i vestiti, o le foglie, o la pioggia, o i fiori. E spieghi loro come si deve muovere il tuo personaggio. Lo disegni all'interno del computer, spiegando al computer come deve essere fatto in 3D, lo metti in un ambiente 3D e poi lo fai muovere secondo i programmi e secondo le loro possibilità. La limitazione è ciò che i programmi possono o non possono fare, ma le potenzialità sono assurde, tant'è vero che stanno ancora venendo sperimentate. Film fatti in CGI molto famosi sono per esempio Toy Story, o Shrek, o L'Era Glaciale. Poi c'è la motion capture. Che cos'è la motion capture? Praticamente, se la CGI ha sostituito la tradizionale, la motion capture ha sostituito il rotoscopio. Praticamente, con la motion capture mettete dei sensori addosso agli attori che recitano tranquillamente per i fatti loro, dopodiché il computer memorizza i movimenti che hanno fatto gli attori e li ripropone identici sul personaggio che tu hai creato. Quindi, al contrario della CGI, non è un qualcosa che puoi muovere come vuoi perché si è limitato dal fatto che siano attori e che quindi abbiano forme umane. I film fatti in motion capture, nonostante ciò, sono ancora pochi perché è una tecnica che non ha troppe potenzialità e pochi utilizzi che siano interessanti per gli autori. Per questo hanno fatto Polar Express, o Le avventure di Tintin, oppure Milo su Marte utilizzando esattamente questa tecnica, ma non sono esattamente frequenti per ora. Poi c'è la tecnica mista, che è forse la mia preferita dopo la tradizionale, ovviamente. Inventata un sacco di tempo fa, è stata voluta da Abe Iwerks, da Richard Williams, solo grandi autori hanno lavorato a questa tecnica. Ed è quella tecnica che viene usata in Chi ha incastrato Roger Rabbit, in Mary Poppins, nei racconti dello zio Tom, o anche Looney Tunes Back in Action, e consiste nel prendere dei personaggi animati e inserirli nel mondo reale. Come? Utilizzando tutte le tecniche precedenti insieme. Non significa che dobbiate star lì a prendere anche la cutout animation e infilarcela da qualche parte. Significa che devi usare tutte le tecniche a tua disposizione, tutte insieme, per poter ottenere un risultato che sia a metà tra il mondo reale e il mondo animato. Non basta semplicemente fare in tecnica tradizionale e accavallarlo alle scene già girate, è un po' più complicato. E di scena in scena bisogna cambiare tecnica, cambiare approccio, cambiare trucchetto per fare in modo che lo spettatore non se ne accorga mai. Perché alla fine è lo stesso processo che viene fatto negli effetti speciali, ma utilizzato con l'animazione tradizionale. È un casino, vero? È assolutamente un casino. Infine, l'ultima tecnica che vi propongo è la nuova tecnica. Non ha un nome. Per ora ho visto gente proporre dei nomi, ma non mi posso sbilanciare sul dirvi ok, sì, sarà questo il nome con cui la dovete chiamare. È la nuova tecnica. È una tecnica che per ora è stata usata pochissime volte, ma che potrebbe diventare qualcosa di pazzesco. Semplicemente pazzesco. Praticamente è la tecnica che venne sperimentata con Paperman, il corto della Disney, che tutti quanti hanno adorato. Che cos'è? Praticamente è una tecnica che unisce la CGI, ovvero le immagini create completamente dal computer, all'animazione tradizionale, cioè dei disegni fatti a mano.
e li riunisce insieme tramite una tecnica che era già stata sperimentata tantissime volte per creare dei film che hanno un miscuglio perfetto tra le due cose. Tant'è vero da avere tutte le potenzialità dell'animazione tradizionale e tutto il fascino dell'animazione tradizionale con tutte le potenzialità e il basso prezzo dell'animazione in CGI. Però è anche un'animazione completamente nuova, quindi vedremo se avrà strada o se semplicemente verrà considerata come parte di qualcos'altro o se verrà declassata come Plutone a qualcosa che non abbiamo ancora deciso come si chiami. Sta di fatto che per ora l'unico film che mi viene in mente da potervi nominare che sia fatto con questa tecnica dall'inizio alla fine è Spider-Man Into the Spider-Verse, che se non l'avete ancora visto vi consiglio. Quale di queste tecniche è la vostra preferita? Fatemi sapere perché è davvero meraviglioso. Per ognuna di queste tecniche servono tantissime persone. Non basta una singola persona per fare tutto quanto il lavoro, se non per un paio di queste, ma in genere non viene comunque fatto nelle grandi produzioni di Hollywood. Le tecniche più costose sono quella tradizionale, quella mista e la stop motion. La tecnica con più potenzialità in assoluto è senza dubbio quella mista, proprio perché è mista, ce le ha tutte. Mentre la tecnica più limitata e un attimino trattata male è la vettoriale, proprio perché è così semplice che può farla anche una persona da sola. Potete trovare anche gente su YouTube che per conto suo, una persona, è riuscita a fare delle animazioni in vettoriale che effettivamente sono dignitose. Beh, qual è la vostra preferita? Ora, so già che volete di sicuro un altro video in cui magari vi sviscero per bene una per una queste tecniche, vi spiego esattamente come si fa. Ma ci sono delle scuole per questo. C'è un motivo se esistono università di animazione. Perché serve studiare per poterle imparare tutte. Sono tante materie diverse, sono tante questioni diverse, tanti libri diversi. E condensarle in un unico video è praticamente impossibile. Posso ogni tanto spararvi qualche bella curiosità o intervistare qualcuno che ha lavorato a qualche film d'animazione, come per esempio Animaniacs o Klaus, ma per ora non vi posso assicurare assolutamente nulla in fatto di video futuri che parleranno di questo tema.